Ho pensato di scendere da questo palazzo perché se poi cado ritorno al punto di partenza e noi questo non lo vogliamo. Ho visto alcuni commenti che mi hanno detto, beh, ecco, si è rotto pure la l'ascia di legno, ecco. Ho visto alcuni commenti che mi hanno detto di fare il letto perché essendoci la notte ed essendoci anche gli zombie o mob, non so come li chiamate, dovrei ripararmi da tali, quindi dovrei farmi una casa. Però io ero curioso perché volevo esplorare questo palazzo. Poi dietro, non so se si renderizza, ce n'è un altro. Comunque io già sento zombie, ma non voglio problemi. Allora, velocemente scendiamo qui, dai. Diamo un attimo un'occhiata qua. Ci sono degli zombetti. No, vabbè, meglio evitare. Scendiamo con l'ascia di legno che mi si sta rompendo. Ecco, qua ci sono dei nomi che io preferirei evitare. Allora, scendiamo subito. Là sotto c'è una ranetta. Qual era la ranetta? Vediamo un attimo. Ranetta. Ok, niente di particolare. Scendiamo velocemente. Che devo trovare le pecore da uccidere. Adesso tutti gli animalisti. No, vabbè, comunque. Prendiamo la lana sostanziosa. Così da fare il letto. E poi ovviamente anche le altre materie per fare tutto il resto. Allora, potrei fare un salto. Ok, ce l'abbiamo una spada. Questa sì è una spada. Sì, è una spada. Allora, subito all'arrembaggio contro gli altri zombie di quel palazzo là in fondo perché mi incuriosiscono. Quindi, allora, io praticamente non ho niente. Ecco, già prendiamo del danno. Ecco qua. Ecco. La pioggia è finita. Cos'è sta cosa qua incantata? Vorrei prenderne uno o due. Vediamo. Sì, non capisco l'inglese. Cristallo di fiore. Ottimo, cristallo di fiore. Allora, adesso prendiamoci due o tre di legno che fanno sempre bene. Perché con la stessa tecnica noi che ci scansiamo tutto il problema degli zombie, ovviamente saliremo gratis. Quindi prendiamo un bel po' di legno. Aspetta che prendiamo pure questo. Vai. Beh, prenderei almeno una decina. No, una decina, dai, una decina di cubi ci sta. L'ultimo, prendiamolo da qui. Voglio prendere anche questo, non so che cos'è. Vediamo cos'è. Canne da zucchero, ah, con queste si può fare lo zucchero, ok. Non lo sapevo, quindi scusate per la mia ignoranza. Allora, vediamo dentro che cosa si situa. Perché sono curioso di vedere se c'è una riunione di zombie. Dov'è qua? Non ho più il piccone, mi si è rotto. Ok, allora vuol dire che farò a mani nude, quindi. E abbiamo qua. Questo è un muro che mi sa che ci vorrà tipo un secolo prima che si distrugga. Così, solo per sbirgiare un pochino. Stai calmo. Questa che cos'è? Un'arma? Aiuto. No, scappo via. Bene o male che non avevo il piccone perché sennò mi facevate la festa. Ok, ho capito, mi sa che qua dobbiamo scansarci tutto. Là sotto vedo della luce, cioè tipo una piccola isola. Vabbè, non renderizza. Se no, molto intelligentemente cosa potrei fare? Potrei salire con l'acqua. Però non devo soffocare. Vediamo. Ah, ok, si può fare, non lo sapevo. Dai, veloce, che poi appena arriviamo sopra qualcosa la troviamo. Il problema è se mi spawna, non lo so, qualche mostro. Questo. Perché se mi spawna in faccia sono morto. Aiuto. Ok, la vita ce l'abbiamo, 30 su 30. Cos'è che sento? Sento animaletti, aiuto. Non posso morire così. No, aia, 20 di vita. Ok, ci siamo. Non siamo proprio morti, ok, non si piazzava. C'è stato un problemino tutto tecnico. Allora, saliamo velocemente. Calmati, ci sono dei ragni che si stanno riproducendo. C'è un meeting di ragni. Allora, saliamo subito. Sono troppo curioso di vedere cosa c'è dentro le scatoline. Allora, apriti qua. Vai, uno, due. Non finisce mai. Eccolo qua. Ci sono dei piccoli buchi che preferisco tappare. Chiudiamo, metti che poi viene un Herobrine nutritivo. Chiudiamo tutto. Ok. Ma guarda, prego anche qualcosa di qua che... è bello, è bello da rubacchiare. Aspetta, rubiamo un po' di tetto. Ci può essere utile per la nostra casa. Che molti di voi me l'hanno anche molto consigliato, quindi... prendiamo qua queste cose. Lascia ovviamente sta morendo. Prendiamo tutto! Aspetta. Questo. Vai. Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 10. Vabbè, almeno un 12 ci servono, dai. Facciamo un 3x4, la matematica... Ecco, la matematica serve. Poi ci prendiamo
queste cose qua. Le rompo con la barbabietola. Vai, 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 che ci servono per casa nostra. Che voglio una casa di lustro. Di lusso. Di lusso. Di lusso. Allora, cos'è sta cosa qua? Sì, non so nemmeno cosa significa. Ce la mettiamo sul corpo? Rare di livello 2. La corona, non si può, non è vero. Questo che cos'è? Un anello? Vingrus Band? L'anello? No, non è un anello. Diamo un'occhiata, prendiamo ovviamente tutto che ci servono. Poi al massimo li butteremo, non so dove. Non si possono sommare. Vai, prendiamo. Sì. Prendiamo... Cosa sono queste delle tipo spade? Dei scettri. Poi abbiamo dei pantaloni... Livello 2 e una master... Un amuleto. Un bello amuletino. E poi ovviamente per scroccare tutto... Rompiamo quello. E ci prendiamo anche le scalette che possono esserci utili in caso dovessimo fare una casa sull'albero. Anche se la casa sull'albero a me fa schifo. Ecco. Perché preferisco qualcosa di più robusto. E io adesso come scendo? Dov'è che sono salito? Se dovessi buttarmi nell'acqua. Vai, provo nell'acqua. Sono morto. Ok, no, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatto, ho perso tutto il legno, però vabbè, fa niente. Adesso ci serve la carne. Anzi, ci servirebbe esplorare anche questa cosa qua, vediamo un attimo, è troppo enorme. Poi ci sono i panini terreni. Aiuto, sento gente assatanata di sangue. Allora, io proverei a salire anche qua e poi provvediamo a una casa. Quindi, si sale. Sì, ovviamente io dovrei entrare da dentro, però sono molto furbo e quindi il problema... Lo scanso. Quindi saliamo su. Velocemente. Aiuto. C'era qualcosina di nutritivo. Saliamo. Non sale questo Minecraft. È un buggato. È tutto un buggato. Vai, sali. Boom. Sì, vabbè. Un razzo. Ecco qua. Vai, freghiamo tutto. Siamo economici. Freghiamo tutto. Pure l'anima. Quindi vai, buttiamo giù sta roba. Anche le tegole del tetto vengono rubate. Perché ovviamente siamo economici. Quindi non si spreca mai niente. Ecco, adesso si è sprecato pure l'ascia. Si distrugge? Eccola qui, si è rotta. Quindi, adios. Prendiamo tutto ovviamente per queste cose qua. Il tappeto si chiama, sì? Il tappeto rosso. E ovviamente vediamo qua dentro. Allora, una bella spadina di non so che livello. Questo è un elmetto che mettiamo subito, quindi sono tutto dorato. Poi vediamo cosa c'è qua dentro, un altro caschetto. La spada. Factor subito. Anche questa, vai con le scarpe che ci mancavano, mi pare. Sì, abbiamo queste qua d'argento, sì, che hanno tipo dei poteri speciali. E adesso è arrivato il momento di farci la nostra mitica casa, quindi buttiamoci nell'acqua. Vorrei sfruttare il terreno, quindi... nel senso che se c'è un prato in cui ci sono tipo pecore, mucche, cavalli, non lo so che animali ci sono. Fatemi vedere questo... Questo che cos'è? Un piccolo orto? C'è qualcosa qua di strano. Aspetta, fatemi controllare. Non mi dite che questo è carbone. No, questo non è carbone, questo è melma, è schifo. Potrei sfruttare questa zona però in realtà, sinceramente. Fatemi ok, quello è lui. Ecco, cado sempre perché non so nemmeno muovermi. Via. Allora, ovviamente io mi prendo l'anguria che mi serve. Che abbiamo già il nutrimento e questo non bisogna cuocerlo. Quindi ci prendiamo subito un pochino di anguria. Che rinfresca bene. Ecco qua. Dobbiamo pensare anche alla fornace. Che è facile, vabbè, con la pietra. Ok, vabbè. Possiamo dire che siamo col cibo tutto a posto. Allora... Diamo un'occhiata in giro perché io devo scoprire... cos'è quella cosa là in fondo? Dai, però, pure l'incendio nella foresta. Cos'è sto albero? Ma che albero è? No! È la lava, vabbè, ci sta. Sì, capitano ste cose.
Mi ricordo. Aia! Mi ha fatto danno. Cosa sono qua? È bello il... come si chiama? Sì, la ciliegia, la ciliegia. Ecco, qui un coso di ciliegia nutritiva. Nutritiva. Questo lo buttiamo via. No, no, non voglio sapere. Ci abbiamo qualcosa di troppo. Oppure devo fare... Queste le buttiamo via, dai. La ciliegia è più importante. Voglio la ciliegia. Vabbè, fa niente. Vivremo anche senza ciliegia. Oh, una casa. Via. No, non è una casa, è uno spawner. C'è un altro palazzo lì. Ma che palazzo? Questo è diverso, sto palazzo. Ok, sta arrivando la mattina. Io sono stato qua sotto a dormire. Però è pieno di zombie, là ci sono le mie morti. Zombie, dove siete? Dai, devono crepare con la luce del sole. Zombie? No, sono ancora fuori, io devo starmi ben nascosto. Allora, oggi, che è il giorno di Minecraft, devo farmi sto letto, perché sennò io qua non vado avanti. Devo almeno fare 4 mura di terra. Sempre che spawnano quei panini di terra. Ecco, stanno morendo. Stanno morendo. Sentite? Sì. Aspettiamo la sofferenza e usciamo allo scoperto. Aia. Devo salire fino là sopra io. Vai, 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 vai. Ok, credo che 48 ci bastino. Scambiamo con questo la ragnatela che non ci piace. Aiuto, mi viene qualcuno addosso. Vai, vai, si sale. Si sale, si sale. Ce la dovremmo fare con 48, vero? Ne mancano 30. Vai, dai, 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 dai. Saliamo per benino. Aiuto. Anche se così non vale, però. No. Non ho più niente. No, devo sprecare questi. No. No. Si sentono dei rumori. Cos'è? No, 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 aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Sentite dei rumori? Li sentite, sì o no? Ecca. Sento dei rumori io. Dai, però devo pure sprecare qua. Vabbè, poi me li riprendo. Dai, però non è giusto. Dai, dai. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, no. Stavo cadendo. Che schifo è? Sono morto, sono morto, sono morto. Ok, sono riuscito a trovare il punto. Però devo scappare dal grande mostro che è là sopra, aiuto. Aiuto, aiuto, forse mi sono salvato. Forse mi sono salvato. Guardatelo. Guardatelo. Oh, aiuto, mi tira le cose addosso. Devo scappare per forza. Devo scappare per forza. No, 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 basta, abbiamo finito. Basta con questi animali. Che animale è? Aiuto! Che cos'è? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Mosca? Cos'è? Cos'è? Mi tira le cose quell'altro. No, adesso pure si libera. Via, via. Cos'è? Un pulcino, cos'è? Ah, non è un pulcino, era un uccello. Vai così! Cervo! Il cervo è. Dammi carne. No, gli animali, i cani lì, i lupi... Cos'è questo punto? Non ci credo. C'è il letto. Puoi dormire solo. No, sto punto me lo sfrutto. No, 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 no. Sto punto è mio. Sto punto è mio. Aspetta. Aiuto, aiuto, aiuto. Questo punto è di mia proprietà e nessuno potrà entrare. Ottimo. Il problema è che c'è ancora il mostro. Cavolo. Mi andrà tutto a fuoco. Aiuto. Aiuto, aiuto, sono morto. Dai. Sono morto. Sono morto. Scarpe. Dov'è? Non ce l'ho più. Mettiamo l'elmetto.
Arma sempre in mano, aspettiamo al massimo la notte che... Cavolo, non posso sfruttarli. Dov'è finito? Dov'è il mostro? Il mostro? Dov'è finito? Non so nemmeno come si chiami. Dov'è finito? Dove sei? Aia, 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 in faccia me l'ha tirato. Cervo, cervo, dammi la carne che mi serve. Basta, devo scappare troppo lontano. Aia, 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 aia. Ok, ci sono. Dov'è sto mostro? Basta, io scappo via. Scappo via. Ma tanto lontano, eh. Fatemi vedere cos'è. Aiuto. Dai, devo per forza entrare, però. Aiuto, fatemi vedere, eh. Non ho neanche una torcia. Non ho nemmeno una torcia. Secondo me questa è una trappola. È una trappola? No, non è una trappola. Aiaiaiaia, sì che è una trappola, ma sono proprio deficiente. È una trappola. Mi prende in giro. Ah ah, guarda. Voleva prendermi in giro. Guarda, guarda, guarda. Guarda qua le trappole. Guarda le trappole. Cos'è? Spark Bob. Prendiamolo. Targhetta. Si legge la targhetta? Vediamo se si legge. C'è qualcosa che faceva luce. Oh, oh, il fiorellino fa luce. Il fiorellino fa luce. Ok, e ci prendiamo tutto ovviamente. Allora, fatemi dare una controllata. Ok. Beh, il baule gigante dovrei portarmelo via, teoricamente. Fatemelo prendere subito. Che può sempre servire. Ok, l'abbiamo preso. Common chest, baule. Ah, sono diversi, pensavo fossero tutti uguali. Allora, io adesso me ne scappo via. Con la mia arma. Non lo sapevo. Aiuto, aiuto, aiuto. Sai cosa c'è? Stanotte dormirò qua, forse. Sì, sì. Con la mia luce... Stanotte dormirò in questo riparo segreto. No, il mostro devo uccidere. Ma io proprio... Cioè, non capisco niente. Mi sa che stanotte... Mi sa che stanotte rimarrò qua sotto. Non posso morire così, però. Fatemi dare una controllata. Ah, le frecce. Possono essere sempre utili. Ok. Dovrei trascorrere anche qui la notte. Aspetta, no, devo per forza controllare fuori. Aiuto. Dov'è finito il mostro? Mostro? Dov'è il mostro? Dov'è finito? Mi sa che è caduto il mostro. Non so come si chiami. Ai 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 ai. Ok, grazie. No, 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 ti prego. Lo sento, lo sento, lo sento. Lo sento. Lo sento, via. Sono riparato qua dentro. Passerò anche qui la notte.